Ecco come finiscono le nostre indagini. Fabio e Dida. Con i panini. Con i panini, guardate. Puoi vedere la roba vuota. Questi sono i... La buceria. Siamo tutti ciuchi, ragazzi. Ciao ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi anche Francesca e vedrà un posto che abbiamo visitato di recente io e Lara in questi inverno. Siamo ritornati sul luogo del quisquiglio. Del quisquiglio, cioè la casa dei francesi, dove si era trovato dove si erano trovate parecchie cose interessanti, tra cui un EVP che forse è il più grosso che abbiamo sentito da quando facciamo questo lavoro, chiamiamolo lavoro, e questo EVP diceva vai via in maniera del tutto chiara. Sì. Per cui giustamente Fabio Bonanza del team Ricerca Iena e Dida di Ombra d'Oltre si sono incuriositi e hanno deciso di farci compagnia per questo ritorno alla Villa dei Francesi. State lì. Curiosità o voglia di stare con noi? Tutte e due, immagino. Entrambe le cose. Anche noi, la stessa cosa. Curiosità. È sempre cattiva Dida. No, sì, scherzo. Sì. Allora, cosa ci aspettiamo qua? Speriamo quello che abbiamo trovato noi. EVP pesanti come quelli che avete trovato voi. Esatto. Almeno, questa è la prospettiva. Poi... Esatto, sì. Faremo, per la gioia di Lara, staremo in cantina tutta notte, tutta sera. So. Ecco, va bene, a più tardi. Sono contentissima. Sì. Ciao. Bene ragazzi, siamo entrati, la prima cosa che abbiamo notato è che questa stanza, che era una delle prime che avevamo visitato allora, è stata assolutamente svuotata di tutto. Se ben ricordate, comunque lasciamo il link in descrizione della precedente ispezione, qui c'era lista della spesa, quaderni, preghiere, sì, quadri, c'era un po' di tutto, lettere, tutto in francese ovviamente, perché questa casa... era abitata da personaggi francesi. Siamo già tutti attivi, Francesca, Dida e Fabio e ovviamente Lara. Allora, il primo posto, vabbè, ovviamente faremo un giro ancora per la casa, però il primo posto interessante è senz'altro la cantina, perché infatti Lara ha già in mano una fotocamera che lasceremo giù per vedere. Da che parte si nota la cantina? È a destra. Fuori a destra. No, è dove è Francesca. Allora, dritto di là, eccola, di là sulla destra, sulla sinistra. Qui, giusto? Sì. Sì. Vedi la falce da giù, l'ho portata su. Vedi che la falce spostano. Spostano le cose a loro piacimento. Non capisco perché non debbano lasciare le cose dove sono. Sinceramente. Ecco, questo era il motivo degli spaventi di Lara, ma non solo i suoi in quel caso. Perché qua abbiamo sentito cose un po' particolari. Oddio, il soffitto non è che proprio... Esatto, come dicevo, parlato qui, la cantina dove hanno registrato le cose. Ecco, l'EVP è stato registrato qua. Sì, qua. La lasciamo sì. Qui? Io direi, ma più che qui io la lascerei dove Fabio, che punta di qua. Ah. No, che riprenda tutta la cantina.
Certo, non entra nelle stanze la ripresa, quello, però cioè... vabbè, se no lasciamo qua. No, va bene. Lasciarla qui. Sì, la lasciamo qui dentro, la lasciamo qui dentro, dai. No, lasciala da là. Va benissimo qui. Occhio, Franci, scusa. Ok, ragazzi, la telecamera fissa è qui. Ragazzi, rammentiamo che l'EVP diceva vai via, ed era molto molto chiaro. Eravamo proprio qua, io ero qui dove sono adesso, Lara, e dove c'era Francesca. Dove c'è Francesca. Sì, magari chiediamo perché volevano che ce ne andassimo. Esatto. C'è qualcuno in questa cantina? La volta scorsa abbiamo sentito una voce molto chiara, lampante, sussurrata, che ci intimava di andarcene. Se potete ripetere questa frase o qualche rumore, insomma, abbiamo tanti modi per registrarvi. A 100, quindi okay, perfetto. Pieno, teniamola sotto controllo. Sì. Tengo l'RF? Come vuoi. Magari Dida ha quell'apparecchio nuovo che si è acquistata. Esatto, magari. Sì, è 000, eh? Okay. Non sta dando nessuna rilevazione, né MD Gauss né niente. Ok, perfetto. Attenzione qua che c'è un sì, qua. Sì. Sentito un tic? Là. Potrebbe essere l'acqua che cola lì. Aspetta. Boh, può darsi che si sia staccato qualcosa, caduto qualcosa, non lo so. Altro nella casa vecchia. Non sappiamo neanche quando risalgono. Eh no, purtroppo non ci sono molte informazioni. Beh, sicuramente non è stato okay. Sì. Dovete parlare con noi. Volevate mandarci via perché non vogliamo disturbare, non siamo qua per dar fastidio. Vogliamo solo registrare. Tu hai lasciato il registratore qui, Dita? Sì, c'è un registratore e una videocamera. Io l'ho lasciato comunque, eh? Noi l'abbiamo lasciato, lasciato, sì. L'abbiamo lasciato tutta... Dov'è Dita? Dita non so dove. O è qui o là? Tu come ti senti, Lara? Allora, meglio perché siamo in tanti. Immaginavo. Meglio perché siamo in tanti, però sì. Non mi ispira tantissimo. Lo so, sto posto qua. Si sente anche fatto come fuori. Lì è bello, è correre l'acqua, l'hai visto? Sì, dove ti da? Lì dentro. Lì. Qua dentro? Dove? No, no, dove ho mandato Francesca. Ah, ok. E basso, ti devi abbassare, però vedi che c'è l'acqua? Sì, perché corre da sopra. Ah, sì. Allora può darsi che quel rumore sia stata l'acqua, forse. Sì. Ah, ecco, allora ha spiegato il rumore. L'altra volta qua non siamo venuti perché... no, ha spiegato il rumore che abbiamo sentito prima, allora. Come? È una galleria questa.
una galleria. No, finisce. Realtà, finisce, però... inizia dove inizia a scendere l'acqua e poi esce dall'altra parte. Ah, ok. Però è molto bella. Stai attenta, Francesca, perché c'è l'affare in legno che ha i chiodi a cucinare. Sì, c'è il serbatoio per il latte. Ah, sì. Non è una caldaia, ma un serbatoio. Sì, la prendeva forse dalla fonte. Ora noi comunque saliamo, lasciamo quella di stare e fare proprio la stessa roba. Non di giocare, occhio. Ma finisce dove? Dove c'è un corso d'acqua, ha detto Dita. Ok ragazzi, abbiamo lasciato giù tutto e adesso ovviamente esploriamo anche la parte sopra, anche se l'avete già vista perché siamo stati di recente. Le uniche cose che sono rimaste sono lì dentro, le altre cose ho visto che le hanno portate via tutte. Bottiglie d'acqua chiusa, sì. Sigillata. Forma del budino. Sì, pentola, ma è tutto abbastanza in ordine. Guarda anche lo scaldabagno come è pulito. Sì. Sì. Anche di là c'è la stufa che non ha neanche l'hanno per... Bravissimo. Ancora neanche fatto il caffè. Così con la grattugia. Questo era un buco del mattarello. Sì. Quindi non da nessuna variazione, né, vedi? Mm-hmm. Nessuna variazione. Vediamo, ma com'è ben tenuta questa... Sì, la cucina economica è meravigliosa. La cucina economica è splendida. Che faceva da forno, sì. Da scaldino... Ma poi tenuta da Dio, sì. Sembra nuova. Mm. C'è gente? C'è gente? No, è Fabio lì. Sì. Ok. Oh. Ok. Sentivo la voce venire. No, Fabio lì. L'ho visto dall'altra porta. Qui c'è il famoso auto che... Ah, sì. Qui hanno distrutto tutto. Ma che casino che c'è. Non c'era tutto sto casino. È vergognoso. È vergognoso, veramente. Uno schifo, guarda. C'è proprio gente di merda a quintali, come si suol dire. Ecco ragazzi, se vi ricorderete, io qui ero passato con il mio dolce peso e avevo fatto muovere questa credenza, ma è il pavimento che, ecco, vedete che basta saltellare, il pavimento fa muovere la credenza, però... Hai visto? Anche tu, Franci, che pesi poco, perché l'hai fatta muovere, hai visto? Le assi sì. Certo che se uno non lo sa, sì, come sì. Noi la prima volta ci siamo cagati addosso. Senti. Sì, Franci, considera che adesso tu dici è bello, ma tu quando siamo venuti noi era meraviglioso. Veramente. No, la stanza di là. Hanno deturpato tutto. Dove siamo stati c'erano lettere in francese, cioè secondo me li hanno però spostati un po' qua, guarda, aspetta. Però perché un'altra videocamera l'abbiamo lasciata qua. Ah, l'hai lasciato qui una? Sì. Ok.
strada. Qui intanto mi sa che sta piovendo. Ma vedi Lara? Sì. Qui mi dà adesso. L'unica bambolina che è rimasta, quella lì, completamente schiacciata la fascia. Sì, l'unica bambolina. No, ma c'era molto di più, sì, eh. Sì, c'era sì. Molto sì, di sì, più, sì. Magari anche molto più. Preso di buttato. Questo era l'angoletto. Sì, un bellissimo breakfast. Ma io ho sospetto che venga chiamata anche la casa delle ortensie, perché si trovano parecchie ortensie secche sì. In tutta la casa, in più punti della casa. Sì. I ragazzi? Sono entrati nella stanza qua, non so che dire. No, ragazzi, vi invito a rivedere il nostro video girato qualche mese fa e vi accorgerete che è tutto diverso qua. C'è la manichina, sì, sì. Adesso è di là il manichino, ho visto di là? Là. Sì. Beh, c'è la camera da letto. Però qui era dove avevamo sentito il rumore, ti ricordi Lara che avevamo sentito un colpo qui? Ogni quanto si spegne questa? Ogni 6-7 minuti. Più o meno. Ah, ok. Perché guarda? La telecamera sta andando comunque, la termica, scusate, sta cadendo giù di batteria, comunque. Si è spenta, l'ho riaccesa. Sì, sì. Qui ci sono delle lettere. Ha spaccato tutto, specchi, tutto, distrutto tutto. Anche qua c'è un invito di matrimonio. Questo è in italiano però. Qua avevamo sentito rumore, dove c'è sto tavolo. Ah, vedi, qui era aperto, prima era chiuso. Non era aperto questo. Sì. Ma sei stato tu? Sì, sì, sono stato io. Sì, sì, ho sfregato coi piedi. Ma che accatastamento di roba. Guarda, curato. Cosa c'è? Bellissimo. Questa è una cesta. Sono tutte... disegni da bambino. Sì, sembra... Air France. Caracas. E l'avevamo detto che Caracas, viaggiavano Paris, molto. Caracas, Paris, Air France. Sì. E il menù. Sì, sì, il menù del ristorante. Ma penso dell'aereo. Ah, magari... dell'aereo. Ah, ok. Cellule.
K2 l'avete lasciato sotto? Sì. Ah, sì. Davanti alla telecamera, sì. Ci sono degli appunti di scuola o di università o di scuola, non capisco se è tipo chimica o fisica per i disegni che ci sono. Questo è un libretto universitario, c'è scritto presso l'università. Fisiologia. Ragazzi, occhio a toccare roba perché è tutto sporchissimo. Cosa? No, no, caspita. Non so perché sto provando una. Sto provando tristezza. Lara. Non capisco. Cioè, allora, la non provi capisco. Perché sei una persona a modo, al contrario di chi ci ha preceduto. Cioè, vorrei dire un sacco di cose che mi intrattengo per non essere volgare. Volgare. Ma mi chiedo perché chi viene a visitare questi posti deve trattarli così. Allora, qui c'è la camera da letto dove ho visto il come si chiama, l'ometto, il manichino, insomma. Era quello, no, Lara? Sì, era di là. Che aveva senso che fosse di là perché era sul laboratorio, no? Sì. C'è qualcuno qui? In questa camera da letto? Se sì, può fare un rumore o farci illuminare alcuni strumenti che abbiamo in dotazione. Abbiamo anche una camera termica che vi può in qualche modo identificare attraverso colorazioni diverse. Penso io con lo zaino, ma non ne sono sicurissimo, perché sono a un passo, però sono a un passo, guarda, cioè non striscio io dietro. Ma io ho sentito solo Lara che chiudeva il cassetto. Sì, no, io ho sentito un boom, ma... O hai preso contro lo zaino? Ho preso contro, ma sono molto, cioè molto, sono un po' distante, non so, vabbè. Magari sono stato col peso, il mio peso l'ha fatto un attimino, non so. Comunque teniamone conto. Fabio, stavamo dicendo che hanno devastato tutto, non era assolutamente così. È un peccato perché una delle migliori case in cui si è stato. Sì. Viene difficile pensare che sia vuota a livello energetico, magari lo è, però certo. Vedere così tanto vissuto. Sì. Difficile credere che... C'è il contatore che voi avevano trovato l'altra volta. È lì, rosso. C'è un contatore acceso. Ma tutti quei contatori nuovi, la spia, anche se sono staccati. Se sono sì, no, per dire... Cioè, siamo passati l'altra volta con l'RF e brillava quando ti avvicinavi, quando ti allontanavi no. Sì, quindi... ma poi è strano perché guardate come sono messi i cavi. Il muro è marrone ma i cavi sono bianchissimi. Così è recente, cioè nel senso tante cose sono recenti. Bellissima questa casa, ragazzi. Sì? Dove adesso? Sì, veniva da fuori. Ma adesso? Senti, vado là, sì. Allora, io è da verificare, ma ero qui dentro, ero a debita distanza con lo zaino dall'armadio, però ho sentito come se il divano facesse boom. Però il divano e l'armadio? Il divano, scusate, l'armadio. Però non lo so. Secondo me non ero io, però... Prima di dire che è così, ci vado coi piedi di piombo. Guarda, non era allestita così questa stanza. Era tutta vuota. Sì. Cioè qui ci hanno messo il quadretto, i fiori, cioè... Sì, c'era il giornale sportivo sul letto. Mi ricordo che c'era Roberto Baggio, la foto di Roberto Baggio. Sì.
In qualsiasi posto si vada, a questo punto non c'è la certezza che quello che si trova sia originale. Assolutamente. Non c'è nulla di originale, perché chi viene sposta tutto. E arreda. E arreda a piacimento. Ed è un dato di fatto, perché queste cose l'altra volta non c'erano. Non erano qui, perlomeno. C'erano, basta, erano da un'altra parte. Ma basta andare a vedere il video, non è che dobbiamo raccontare palle. Quindi chi viene sposta, ruba, depreda. Non c'è nulla di originale, se no vabbè, i mobili grossi, però cioè, quando si dice ma tutta quella roba, chi è che ci dà la conferma che tutta questa roba sia originale di questo posto? Nessuno. La valigia non era qua. No. L'avranno magari tolta dagli armadi. Ecco, ho sentito quel boom lì. Ho sentito esattamente questo boom. Ma eri lontano però. Ero lontano con lo zaino. 81. 81% di batteria. Ecco, guarda perfetto. Questa. Vedi, è metà rispetto a prima. Noi ci scaricano sempre tutto, hanno deciso. C'erano anche tutte le lenzuola e i pizzi che c'erano normali. Sì. Ma noi comunque sta andando giù batteria di termica e torcia, eh? Ma è sì, sì. Ok, qui come questo è il piano, questo è il piano più devastato al castello. Questo non me lo ricordo. Questa è la stanza dove hanno fatto, si dice, qualche cosa di brutto, perché a parte vari segni schifosi che ci sono sui muri, ma è veramente tutto devastato qua. C'è qualcuno in questa stanza? Se sì, può fare un rumore o lasciarci dentro qualcosa? O far brillare gli strumenti che abbiamo in mano? Ragazzi, ci sta andando giù la torcia. Aspetta. No. Strano. Si muove qualcosa, però. Si muove. Vedi? Strano, cioè si muovono, guarda, hai visto? Sì. Cosa ci passa? Perché c'è il mattone. Cioè, però è strano, cioè non è fisso, cambia in continuazione. Cioè è come se si muovesse. Sì. Non riesce a beccare. Sì, non è semplice. Ah, giusto. Ragazzi, tutti i rumori che sentite di volta in volta siamo noi coi piedi, perché guardate cosa c'è a terra. Come se non c'è più a muoversi.
che lì c'è il... c'è quella finestrella, ma poi sopra ci sono le tegole. Sì, ah, ho beccato qua. Contro il... C'è qualcuno qui in questa stanza? Che si muove. Mamma mia, che casino. Beh, qui era più o meno così, eh. Ragazzi, questo è il bagnetto con una, quella sedia che ci aveva inquietato un poco la volta scorsa, e poi qui accanto c'è questa stanza che è diventata una discarica praticamente, dove non si capisce cosa ci sia o cosa non ci sia, perché è veramente una... Ragazzi, Dida ha l'abitudine di accendere un incenso, solo che ci sta asfissiando qua sopra in questo momento. Cioè, c'è la nebbia. E vabbè, per almeno è un buon profumo, dai. Quindi se vedete nebbia non è nessuna stranezza, ma... Vedi, ad esempio qua non c'è nulla, e invece, sì, ci sono degli strani movimenti con la termica, sì. Pur non vedendo macchie di calore, però... Mi fai paura, non stare sul centro. Stai sui lati, magari. Che non si sa cosa copre sto coso. Ci sono scarpe da bimbo. In realtà queste qua, magari no, forse hai ragione, sono la ragazzina. Sì, quelle lì? Sì, sicuramente da bimbo, però queste qui bianche da ragazzina. Che saliva? Possibile? No, ma di là non c'era fumo. No, qui può anche essere, ma di là... Ma si muove. Questo boom, mi auguro che sia stato Fabio Dida. Deve essere stato qualcuno giusto. Sì. Cioè, guarda qua che macchia rossa. Fai vedere, Franci. Guarda come... come si muove. Sì. È particolare. Cioè, la stessa macchia la dà se la punto lì, però lì... Ups.
lì è normale perché c'è la finestra. Sì, certo, lì però c'è la finestra. Non c'è niente. Di qua non c'è niente, cioè c'è muro. Però strano. Strano. Allora Fabio sta rilevando le medesime condizioni con la termica che ha registrato Franci, cioè che c'è un qualche cosa che si muove ma in un punto dove non ci sono finestre o niente di simile, pur non essendoci nessuna macchia di calore, però c'è sempre qualcosa che si muove in entrambe le termiche. Se la punti sulle finestre non fa nulla, cioè questo che è molto strano. Di solito sulle finestre non c'è il calore. Di qua sia la mia termica che la termica di Francesca da degli strani sbalzi. Anche di temperatura, Fabio? No, potrebbe essere tra 18,5 e 18,9. 18,2. È curioso. Questo è curioso, sì. E voglio provare dall'esterno. Poi era veramente rivolto alla scuola. Provare. Facciamo la controprova anche con Fabio, nella stessa posizione di Franci. No, allora ora non me lo dà. Ora non me lo dà, mi dà soltanto un po' più spostato, ma non la finestra. La finestra assolutamente no. Boh. Niente, scendiamo 60% di batteria, questo è strano. Niente, scendiamo in cantina, lasciamo lavorare Fabio Dida qui all'ultimo piano e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, noi siamo scesi nuovamente in cantina, abbiamo lasciato su Fabio Dida lavorare in pace e noi siamo tornati nel punto incriminato. Vi ricordiamo che abbiamo lasciato una camera fissa, il Tascam, e un K2 che riprende il Tascam, scusate, un K2 che viene ripreso dalla camera. Abbiamo sentito un vai via l'ultima volta che siamo venuti, proprio in questa stanza, in questa posizione. Vuoi dire il nostro nome? Se ti ricordi bene, vuoi dire il nostro nome? Puoi dirlo? C'è qualcuno in questa cantina? L'altra volta ci avete lasciato un messaggio che abbiamo sentito solo a casa, dove si diceva di andarcene. Potete in qualche modo farci sentire che siete qui, anche adesso? È rimasto il proprietario di questa splendida casa? Che cosa? Ma si muove, ma io penso che il movimento sia... Cioè, la parte rossa tutta in alto e schermo. Rossa? Cioè no, non è in alto, guarda. Sì. Lì non c'è niente.
E poi va e viene, si intensifica, guarda. E prima... Guarda che fa le punte. Prova a puntare. Pum, si sente tu pum. Abbiamo sbattuto un po'. Prova a puntarlo lì, Francia, scusa, contro quella dietro di te sul muro. Così? S- giù. Lì c'era la falce. Cioè, è strano che faccia calore per terra, siamo in una cantina. C'è un'umidità devastante qua dentro. Fa quasi freddo. E che prima non c'era, perché siamo venuti sotto, prima l'avevo... non lo faceva prima. Cioè, guarda adesso. Guarda. È anche rosso, guarda. Sul lato destro in alto è rosso. Guarda, lo vedi? Sì, sì, sì. È andata fuori fuoco. È lì. Scusa, eh? Spostati di qua e punta verso la finestrella. Questa qui, quella lì. Vieni di qua, magari, di qua. Sì, mettiti lì al K2 e punta di là. No, un po' più a destra. Più in basso. Senso. Si è spenta, ma in alto a destra ti dà colore, guarda, dove c'è anche il quadratino. Qui, sì, sì. Però se la tiri su va via. Sì. Quindi ancora. Strano che sia ai margini dello schermo. Eh sì. Prova ad andare sensibilmente a destra. Ancora? Vai su? Dovrebbe centrare, no? Teoricamente. Invece è come se si spostasse. Sì, come se si spostasse. Come se infatti il quadratino è andato di là. Come se sfuggisse. Come se rimanesse le margini. Sì, no, ma poi ragazzi c'era la batteria secca anche di Franci, eh? Più che altro è come se ci girasse intorno. Lara, prova a vedere se il Tascam è acceso, perché a me sembra buio il Tascam. Sì, è spento. Perfetto, si è spento il Tascam. Mi ha cambiato le pile stamattina. Hai visto? Fottuti. E infatti l'avevo visto spento. Stai scherzando? Si è spento. Quindi si è spento. Bene. Sì, però è incomprensibile. Allora, la videocamera fissa, la batteria è secca, vedete in basso a destra c'è il cosino rosso. E poi sembra che stia registrando da 11 minuti e 11 secondi, ma è qui almeno da un'oretta. Adesso verificheremo. La situazione è questa, ragazzi. Allora, la telecamera fissa, e la vedete, si è praticamente seccata e devo verificare a casa, però giustamente Francesca mi ha fatto notare che sembrerebbe abbia registrato 10 minuti, ma noi siamo qui già da un'oretta abbondante.
Quindi questa è la prima anomalia, la seconda è che si è scaricata completamente e in un'ora non si scarica, perché la conosco come le mie tasche, e poi sembrerebbe che si sia spento il Tascam. Adesso l'aria è acceso, le batterie sono attive, cioè ci sono, è carico. Sì, sì, però l'anomalia è che si è spento, quindi comunque trattasi di anomalia, adesso se riesco a inquadrarlo, comunque vedete che sta lavorando. Esatto. Però l'abbiamo trovato spento. Se c'è qualcuno può lasciar detto qualcosa, prima si era spento il nostro registratore, se adesso vuole lasciare qualcosa di concreto, dire qualcosa, possiamo registrarvi o qui sulla mia telecamera o sul registratore che è lì per terra vicino alla colonna. O fare un rumore. Ci stai facendo gli spetti con gli strumenti perché vuoi che ce ne andiamo? Se vuoi che ce ne andiamo, fammi suonare questo, basta che lo tocchi. Girava la testa prima, no? No, è strano. Ma è anche un po' l'umidità che ti devasta. Devasta, anche la donna della muffa non è simpatica. No. Puoi toccare lo strumento che è in mano la nostra amica? Giocare con la torcia che è in mano Lara, far spegnere e accendere la luce, o comunque lasciarci detto qualcosa, come è successo l'altra volta. Sono io con le scarpe. Ho avuto una sensazione come se la stanza diventasse più buia. Sono stato io che ti ho tolto la luce, forse? Ah, forse ti sei girato la sì. Forse sì, perché? Ok. Perché l'altra volta non volevi che stavano qui con Rado e Lara? Sentiremo, magari lo sentiremo a casa come era già successo l'altra volta. Proviamo a girare un attimino gli altri locali della cantina, così
magari lasciamo in pace anche il Tascam, visto che purtroppo si è spento. Francesco, qua che c'è il buco. Sì, sì, sì. Sono su. C'è qualcuno qui? In questa stanza? In questa cantina? Ci sono degli attrezzi da lavoro? Erano di qualcuno in particolare? Ad esempio non c'è niente, pure i locali più o meno sono gli stessi, cioè non... Cioè, è a due passi, non può esserci tutta questa differenza. Sempre di là, ancora. È lieve perché ovviamente siamo nella stanza opposta, ma sempre di là, dove c'è il registratore. E beh, quella stanza lì è strana. Ma tutto qua sotto è strano, non riesco a... continuo a guardare l'RF, ma non riesco a capire perché trovo strano che l'RF sia fermo. Perché tu dai per scontato che qui ci sia qualcosa, anche se ti do ragione, perché l'altra volta insomma... Cioè, Fate un rumore forte, subito, in questo momento, se c'è qualcuno. Dida o una voce? No, è Dida. Ok. È Dida, mi sembra Dida. Siamo ritornati di qua, adesso Fabio e Dida e Franci sono di là, e se vedete la mia videocamera spenta è perché, come ripeto, si è seccata completamente prima. C'è qualcuno qui che ci vuole lasciare un messaggio? Possiamo registrarvi, oppure se passate vicino allo strumento che c'è attaccato alla colonna si può illuminare. Mm-hmm.
me sta ballando, guarda. Qua. Ah, ok. E cosa vuol dire? Si sta scaricando il faletto. Io ho guardato il faletto. Vedi che brilla? Sì. Sta scaricando il faletto che sono in due camere. Ma vedi che adesso me lo fa più. Adesso me lo fa. Non c'è più. Comunque non posso dove non ritornerei più. No, neanche io. Cioè, questa discrepanza tra la bellezza proprio della casa, perché è bellissima. Vabbè, la casa e la sensazione che sia dentro. Adesso, vabbè, qui in cantina, col fatto che, come ho detto prima, no, all'inizio, col fatto che siamo in tanti, la sto vivendo diversamente. Ma non mi sento più agio, mi sento... Sì, forse come dicevamo di la triste, cioè sì, sì. Si aspetta la termocamera di Fabio di là, eh? Sento vociferare. E comunque ragazzi qua. Sì. Qua sotto è strano, ragazzi. Sotto è veramente strano. Sta andando in picco il tasca. Il tasca, non si sente. Sì, ma nessuno sta parlando. Poi sono di là. No, sì. Vai in pausa, se non la stai in casa, c'è qualcuno qua con noi che vuole comunicare con noi? Spento. Figurati. E anche la tua videocamera. La videocamera l'ho già vedi che l'ho spenta. Perché... Ma sì, ma se ha ragione Francesca, ha registrato 10 minuti e si è scaricata. Ma la batteria era scarica? No, il primo l'ho chiamato stamattina. E allora non si può scaricare 10 minuti. Tu non lo sai? Sì, non lo so. No, vedi da questo qui, e quella che era scarica era quella là, che comunque era carica. Vorrei sapere quanto tempo. Quando stanno, perché penso che ormai siamo. Mi fai un attimo di ricerca? Scusami. Due ore. Due ore, un minuto, 30 secondi. Ok. Sì, ho acceso tutto. Ok, noi tiriamo su le cose perché Lara qui non sta benissimo e preferiamo andare su. Va bene, noi andiamo su a ritirare certo. Le nostre cose e ci vediamo poi. Ok. Okay. Bene ragazzi, abbiamo finito la nostra esplorazione barra indagine, la casa è effettivamente come avevamo già insomma visto io e Lara l'altra volta, è piuttosto interessante, la cantina ci ha come sempre riservato cose particolari, e problemi di registrazione, la stessa Dida pare che non abbia registrato un fico secco, nonostante abbia lasciato acceso, nonostante abbia lasciato acceso il registratore tutto il tempo. Non ci resta che andare a casa, ascoltare tutto, perché esattamente. Quindi, insomma, da questa casa misteriosa, perché si può chiamare così, un grande saluto da parte mia, da parte di Lara, di Francesca, di Dida. Di fatto che Lara è la scorsa. C'è anche lui. Ciao a tutti, ciao, ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao.